Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video abbastanza simile a quello che ho fatto l'ultimo video che ho pubblicato, che è quello sul Canada, dove ho parlato del fatto che sono 5 anni che vivo in Canada e come sta andando, com'è la mia vita adesso. Oh my god, niente di deep. Invece oggi voglio fare un video che ho fatto anche l'anno scorso, credo di averlo fatto comunque a inizio gennaio, quindi l'ho fatto sempre quest'anno, però a novembre, sempre a novembre, tutti i miei anniversari pazzeschi sono a novembre. Stavo dicendo che tutti i miei anniversari sono tutti a novembre, però a novembre, 2 anni fa, ho pubblicato il mio primissimo video sul Zero Waste e da allora l'ho integrato nel mio canale. Come ben sapete, il mio canale è iniziato principalmente parlando del Canada, ho fatto tantissimi video Italy vs Canada, ho parlato delle questioni burocratiche, tantissime cose noiose, insomma ci siamo capiti, e poi ho integrato il Zero Waste 2 anni fa. Tantissima gente mi ha chiesto il perché io sia passata a uno stile di vita più sostenibile. La ragione, diciamo, che l'ho detta in più video, però posso ripeterla tranquillamente. Diciamo che 2 anni fa stavo passando un brutto periodo. Se avete visto il video sul Canada, l'ho detto lì che per il primo periodo, quando ci siamo trasferiti dalla città dove vivevo per studiare a Montreal, ero in cerca di lavoro perché avevo appena finito l'università, mi ero appena fidanzata, stavo arrivando il matrimonio, ero molto molto positiva verso ciò che stava succedendo. Invece col lavoro ho avuto una sfiga tremenda, ho fatto molta fatica a trovare lavoro, ho fatto almeno 2 lavori di merda prima di trovare lavoro nella mia attuale azienda, e anche in quel caso avevo una posizione diversa finché un anno dopo non mi hanno dato la promozione a una posizione che mi interessava. Che fico. Quindi diciamo che non stavo passando un bel periodo, e il mio coping mechanism è quello di pensare a fare del bene agli altri piuttosto che affrontare i miei stessi problemi. Quindi diciamo che per caso ho visto il video di una youtuber che ha parlato del Zero Waste, ed era proprio un video molto generico dove parlava dei cambiamenti che ha fatto nella sua vita, del perché, eccetera, eccetera. E questa cosa mi è stata molto di ispirazione, tanto che ho cercato altri video, ho visto tanti altri suoi video dove parlava del veganesimo, della fast fashion e tutte le altre cose, insomma, per quanto riguarda la sostenibilità. Questa cosa mi ha detto: oh mio Dio, posso fare del bene al mondo. Oh my god, ero broke as fuck, quindi ero povera. Infatti, quelli che dicono che Zero Waste costa tanto, ero povera in quel momento. Semplicemente ho deciso di fare delle scelte un po' più intelligenti nella mia vita. Quindi avevo già fatto dei cambiamenti, tipo degli swap, tipo comprarmi la borraccina, comprarmi la tazzina, pensare a cosa posso sostituire con altre cose. Però ovviamente prima ho finito tutti i prodotti che avevo da finire prima di passare a una soluzione più sostenibile, come giusto che sia. Ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le scelte che vuole fare, e non dovete fare tutte le cose che la gente fa. Nel stesso caso, anche quando guardate i miei video, vedete che io uso una certa cosa rispetto a un'altra, non significa che dovete farla per forza anche voi, cioè è una cosa molto molto personale. Quindi sono passati già 2 anni, e io 2 anni fa ne ho iniziato a parlare su Instagram in maniera molto subtle, perché non lo so, mi disagiavo un pochino, perché comunque fino ad allora il mio Instagram era un mucchio di cose a caso, un po' come tutti gli Instagram delle persone. Cioè, oddio, non prendetelo come fesso, nel senso che Instagram è tipo condividi i tuoi momenti felici, i posti che fai, i viaggi che fai. Non l'avevo mai utilizzato effettivamente come strumento per sensibilizzare per fare della sensibilizzazione su qualcosa. E da quel momento ho iniziato a parlare un po' in maniera molto molto subtle di certi cambiamenti che stavo facendo, ma molto tipo ok, lo faccio, ma non ve lo dico veramente, perché non lo so, mi sentivo un po' a disagio. Poi ho iniziato a parlarne su YouTube, poi ho iniziato a parlare molto di più anche su Instagram, anche su Twitter, e questa cosa mi ha aiutata tantissimo. Questa cosa mi ha aiutata tantissimo sia dal punto di vista proprio dell'autostima verso di me, nel senso che quando la gente mi scriveva e mi prendeva come punto di riferimento perché li ho aiutati a fare dei cambiamenti ai quali magari manco ci pensavano, oppure ho scritto una cosa che non ci hanno pensato e si sono informati. Questa cosa mi faceva molto felice, perché non perché dicevo che fica che sono, ma perché dicevo che bello, qualcuno mi prende come ispirazione per queste cose in cui manco io sono esperta, nel senso. So che magari anche all'inizio, i primissimi video che ho fatto su Zero Waste magari sembravano un pochino più superficiali rispetto a ciò che penso adesso, ed è importante, cioè questa cosa non è che adesso vado a nascondere i video perché magari ho detto qualche castronata, è importante vedere le vecchie cose che si pensavano rispetto a quello che penso adesso, rispetto a ciò che ho cambiato adesso, proprio perché secondo me è una crescita personale che non si va da un giorno all'altro, cioè non sono cambiamenti che tu fai da un giorno all'altro e non puoi pretendere di sapere tutto, io tuttora non so tutto. Ecco perché sul mio Instagram ho smesso di seguire persone che non parlavano di queste cose. Ho smesso di seguire influencer, persone che magari promuovevano solo cose fast fashion, persone che promuovevano solo consumismo. Ho smesso di seguire queste persone perché
mi davano niente di positivo nella mia vita, io in quel momento avevo bisogno di modelli positivi, di persone che se quando apro Instagram parlassero di cose importanti. Ecco perché io adesso il mio Instagram, sono abbastanza fiera del mio Instagram perché seguo, sì, seguo anche i miei amici ovviamente, che non è che per forza devono interessarsi alle cose che io scrivo, mi dispiace per loro che devono leggere le mie stronzate ogni giorno, però vabbè, ora i miei rant sulle storie. Però seguo anche tantissime persone del Zero Waste, perché infatti quando avevo iniziato a parlare su Instagram ho visto che c'era comunque, si era formata una bella community a un certo punto, le persone hanno iniziato sempre di più a parlarne, il che era molto bello proprio perché mi sentivo quasi, non lo so, mi sentivo una community un po' diversa dal solito. Quindi diciamo che il primo anno, io l'anno scorso ho fatto il video proprio il primo anno, dove anche lì dicevo che all'inizio è stato molto frustrante è stato molto frustrante come stile di vita, chiamiamolo così, proprio perché all'inizio ce l'avevo troppo a cuore, nel senso che le cose che facevo, che nella mia mente erano semplici da fare e vedevo che potevano essere applicate anche da altre persone, cioè che anche da famiglie e familiari che mi conoscevano eccetera, erano cose che comunque non venivano fatte, comunque non si interessavano alla cosa. Questa cosa mi dispiaceva tanto, non perché io volessi che la gente per forza dovesse avere la borraccia figa, avesse i napkins riutilizzabili, avessero la tazzina, cioè era proprio una questione che mi sarebbe piaciuto che le persone si interessassero di più. Quindi all'inizio ero molto molto frustrata perché vedevo questo disinteresse verso l'argomento e questa cosa mi faceva un pochino star male. Però col tempo ho iniziato a capire che se una persona vuole informarsi lo farà, se invece non vuole non lo farà. Quindi anche adesso diciamo che alle volte sono frustrata con certi commenti o con certe cose che non che ricevo io personalmente, ma che viene detto, però allo stesso tempo cerco sempre di essere comprensiva comunque verso anche lo stile di vita di ogni persona, perché anche ci sono anche persone che mi scrivono dicendo, sai, io non posso essere, che ne so, vegetariano, vegana, perché tot motivi, oppure io non posso fare questo perché c'ho questo. Cioè, sono cose che no, io non voglio far sentire le persone in colpa quando parlo di Zero Waste, cioè non voglio che le persone leggano e dicono, si sentano prese in causa, perché non è, cioè i post informativi o comunque i video informativi o i cambiamenti che si possono fare sono dei video che possono semplicemente essere degli spunti di riflessione sull'informarsi magari su quella cosa o sul capire come cambiare quella cosa o comunque fare del nostro meglio a cambiare anche le nostre piccole cose quotidiane. Lo so benissimo che che insomma tantissime persone, benissimo che ci sono anche tantissime persone che non sono d'accordo con la mia idea del che l'individuo deve fare la sua parte. Io apprezzo l'opinione, cioè apprezzo il punto di vista e non sto a dire no, non hai ragione, semplicemente trovo che alle volte venga utilizzato quasi come una scusa per non fare niente. Quindi da quel punto di vista mi dispiace, non posso neanche mettermi a litigare con le persone. Certo che ci sono delle aziende che inquinano molto di più di una persona singola, però purtroppo noi siamo anche tanti sulla terra, quindi ogni individuo si fa un piccolo cambiamento un pochino più sostenibile e c'è un grande cambiamento dietro, secondo me. Quindi secondo me la scelta comunque individuale, l'impegno individuale vale tantissimo. Mi dispiace che molte persone si attacchino un po' all'idea le aziende inquinano. Certo che le aziende inquinano, però chi è che vengono sostenute queste aziende? Dai consumatori. Quindi capisco che il boicottare magari non aiuti, perché se lo fa una persona certo che non aiuta, ma se lo fanno 1000, 2000, 3000, 1000 c'è già più cambiamento. Quindi secondo me è sbagliato pensare che l'individuo non può fare proprio un cazzo. Scusate. Un'altra cosa che ho cambiato ovviamente nell'ultimo anno è stato l'avvicinarmi molto di più al veganesimo e al capire che ci sono state delle scelte che io ho fatto all'inizio che era principalmente collegato all'ambiente o comunque al Zero Waste piuttosto che collegato a un'altra ragione. Per esempio, io sono diventata vegetariana perché dicevano mangiare la carne fa male all'ambiente e io sono andata con quell'idea. Poi però ci ho riflettuto e ho detto, aspetta un attimo,
si fa male ambiente, però ci sono anche degli esseri viventi in questa situazione. Quindi adesso sono molto più per gli animali rispetto alla mia. Se qualcuno mi dice perché non mangi la carne, non rispondo più per l'ambiente, rispondo per gli animali, perché ho cambiato un po' la mia prospettiva sul perché lo stessi facendo. Sì, all'inizio tipo tutto ciò che facevo era più che altro legato all'ambiente, l'ambiente era importante, mentre adesso ci faccio più caso a effettivamente le ragioni, cioè ad altre ragioni che ci sono dietro. Quindi se dico non mangio carne, non mangio latticino, non mangio uovo, non mangio questo, è perché lo faccio per gli animali, per le condizioni in cui vivono negli allevamenti intensivi. Quindi diciamo che la mia prospettiva è diversa, anche il cambiare alimentazione per esempio e comprare prodotti fair trade o comunque certificati in modo, oppure anche bio, tutte queste cose qua in cui si sa che le condizioni dei lavoratori sono rispettate, è molto importante, perché sulla questione fast fashion si dici beh, fast fashion perché tratta male i propri dipendenti, non vengono pagati, lavorano in condizioni pessime, quindi decido di puntare all'usato, al vintage o qualsiasi altra cosa dispensabile. Stessa cosa dovrebbe valere anche per l'alimentazione, perché comunque ci sono delle persone dietro che lavorano, non c'è cioè non c'è l'angelo che raccoglie i pomodori, quindi anche in quel caso ci sono stati molti casi di braccianti non pagati, di braccianti trattati male sì, che lavorano in condizioni terribili per portarci i nostri pomodorini a 99 centesimi al chilo. Quindi anche su questo cioè, bisogna sempre riflettere, ma ovviamente una cosa che quando si inizia non si pensano queste cose, inizia a dire, cioè la gente, perché per esempio mi viene in mente il caso di Nutella e l'olio di palma che si è scatenato anni fa, che ah, l'olio di palma fa male alla salute, però l'olio di palma non è che fa male alla salute, cioè sì, magari può anche far male alla salute, non sono informata sulla questione. Però il problema era tipo fa male alla salute, quindi egoisticamente parlando si parla di noi stessi, del nostro comfort, quindi l'olio di palma è il male perché fa male alla salute, invece non pensiamo alla deforestazione, ai nativi che magari sono visti i territori presi perché dovevano raccogliere l'olio di palma o piantare soia per darle il cibo agli allevamenti. C'è anche questo, c'è una questione non da poco, quindi insomma bisogna andare un pochino oltre alle volte. Sì, certo che la pressione zero waste è molto bellina quando si consigliano prodottini che si possono usare nella vita giornaliera, che possono evitare almeno gli sprechi. Io sono molto pro per questo, cioè se io scopro un prodotto con cui mi trovo bene che evita di far sprecare cioè che può sprecare meno, perché comunque nessuna cosa sprecherà zero. Stessa cosa per l'alimentazione vegana, quando la gente che non si forma ti inizia con le scuse, perché mica i vegani non sono, sono sostenibili, la soia, la quinoa, e i lavoratori, cioè i braccianti, in quel caso vengono tirati fuori i braccianti, e tu sei tipo, ma anche tu mangi le verdure, tesoro mio, e gli avocado, i quinoa, cioè anche gli onnivori mangiano quelle alimentazioni. Questa cosa di dare la colpa all'alimentazione vegana per dei prodotti che vengono utilizzati da tutti è veramente una cosa che mi manda fuori di testa. Quindi diciamo che il zero waste è molto bello vedere una community che parla di queste problematiche, ci sono persone che parlano di problematiche anche molto più serie magari rispetto a ciò che parlo io, magari io non condivido cose, alle volte cerco di non condividere le cose troppo negative sui social, non perché io non voglia avere un impatto sulla questione, alle volte lo faccio lo stesso perché quel giorno, dopo un prossimo giorno, voglio far vedere le cose, i dati, però alle volte tipo ci sono persone molto più esperte di me, ecco perché le seguo, perché mi insegnano ogni giorno cose utili. Quindi la mia questione di sostenibilità all'inizio era molto facciamo piccoli cambiamenti, belli casini, invece adesso cerco di andare molto oltre del perché si fa una certa cosa e come si può migliorare, cosa si può fare. Poi certamente io lo so che molti vivono con questa idea che l'individuo non fa un cacchio, quindi non aiuta niente, bla bla bla, che non è vero, non è vero, sappiamo benissimo che le multinazionali sono quelle che inquinano, sappiamo benissimo, però ci sono allevamenti intensivi che inquinano, la fast fashion che inquina, queste sono aziende che vivono grazie ai consumatori. Se i consumatori boicottassero le cose, non è che questi vivono così bene, perché ci sono adesso più prodotti
prodotti più prodotti vegani o plant-based, perché c'è una domanda, ci sono le persone che hanno, cambiato il loro stile di vita, la loro alimentazione e sul mercato vorrebbero avere queste scelte. E poi vi dico, secondo me i vegani a prescindere sono persone che non cercano sempre proprio il sostituto della carne, a meno che non l'abbiano fatto veramente tipo voglio farlo però la carne mi piace troppo, e quindi queste scelte sono molto molto utili da avere. Ci sono, secondo me la maggior parte dei vegani sono tipo cercano di mangiare veramente cose tipo legumi, cereali, queste robe qua, senza effettivamente comprare le cose confezionate. Però ovviamente è un aiuto in più avere le cose plant based, in modo che anche una persona che mangia sempre la carne, se si prende per una volta l'hamburger vegetale, è comunque una scelta migliore. Quindi diciamo che tantissime volte sono stata molto frustrata in questi 2 anni, soprattutto nell'ultimo anno in cui ho cercato di andare molto più deep, e vedere insomma la gente che magari ti condivide i fuochi in Australia piangendo perché poveri koala, poi però non fanno niente nella vita giornaliera per effettivamente fare un cambiamento positivo. Cioè lì è una cosa che mi frustra, e io sto cercando di lavorarci su questa cosa, cercare di capire che non tutti hanno l'interesse di fare questi cambiamenti, e che va bene così, nel senso non possiamo obbligare tutti a fare questi interessi, deve partire secondo me da un interesse personale. Cioè a me fa piacere comunque ricevere messaggi di persone che mi hanno detto sai, io ti ho preso come esempio per fare questi piccoli cambiamenti, persone che mi dicono che sono diventate vegetariani magari grazie a me, io sono tipo ah, la cremuccia, manco la laurea, cioè cosa ne ce ne frega della laurea quando mi... ho turned una persona in vegetariani. Quindi sono cose che aiutano, comunque mi hanno aiutato molto, perché vedere le persone che mi supportano anche qua su YouTube, che seguite sempre i miei monologhi interiori troppo lunghi, mi fa ovviamente piacere. E che alle volte ci sono anche delle giornate, no, anche su YouTube diciamo che sono stata un po' assente, ma non regolare, proprio perché ho avuto delle giornate in cui ero veramente non mi va di parlare di questa cosa, non mi va, sono stufa. Le volte pensavo anche di mollare YouTube, pensavo anche di lasciar stare tutta la questione di sostenibilità, ma ho capito che è una cosa che mi sta troppo a cuore per effettivamente dire no, non ne parlo più, no, perché non potrei non parlarne più. Quindi niente, devo dire che comunque in questi 2 anni sono sicuramente cresciuta anch'io a livello di sostenibilità, ho capito che ci sono delle scelte maggiori, che si possono fare comunque degli aiuti maggiori, e che comunque sensibilizzare le persone fa comunque parte del mio percorso, quindi se ne parlo è proprio perché ho scoperto una cosa, voglio dirla al mondo, se il mondo vorrà capire bene, il mondo non vorrà capire, va bene lo stesso, però magari hanno letto quella cosa e magari ci rifletteranno. Cercate di essere comunque, so che ho detto da me, vabbè, cercate di essere comunque positivi e fieri di ciò che fate, che per quanto sia... Per quanto pensate che sia una piccola azione, un piccolo cambiamento, ogni cosa ha un impatto se fatta da più persone. Quindi non sottovalutate ciò che fate, non pensate che qualsiasi cosa che vedete su internet, se una persona fa una cosa dovete farla anche voi. Sono delle cose personali che se ve la sentite di fare le potete fare, se non ve la sentite si può sempre andare a piccoli passi. Che io in primis, cioè non è che sono passata subito a fare tutto, cioè ci sono cose che le ho fatte subito, ma ci sono altre cose che ci è voluto tempo. Quindi cercate appunto di essere fieri di ciò che fate e continuate così, sensibilizzate anche voi le persone per quel che potete, soprattutto familiari che sono sempre in peggio. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!